Buonasera a tutti, buonasera. Stiamo provando facendo le ultime prove per la direta. Fra un attimo ci siamo. Vi farò presentare anche le nostre collaboratrici. Eccola Ciao a tutti! qua, ciao la nostra Laura. Ciao, come state? Come stai, Alma? Bene, grazie, un po' emozionata, va bene. Anche io, ma fa bene l'emozione perché così traspare la nostra verità e sincerità per quello che siamo. Io mi ricollego tra poco, facciamo entrare per prima Francesca che vi spiega un po' gli ingredienti e quello che andremo a fare oggi. A dopo! Ok, a dopo Laura. Adesso facciamo entrare anche Francesca, presentiamo anche Francesca. Ecco qua Ciao! la Come nostra Francesca, buonasera, ciao Francesca. va? Bene, bene, dai, come ho detto Ciao a Laura, a un po' tutti! emozionata, va bene, dai. Va bene, un po' di emozione. Allora, aspettiamo che si collega qualcun altro. Ho visto che c'è Ettore Genovesi. Ciao Ettorino! È il nipote di un mio amico. Ciao! Ciao Adesso Mita! poi arriveranno, Valeria arriveranno. Verdi, la mamma di Valentina. Ciao! Claudia Moretti, ciao! Le mie amiche ballerine. Vediamo, vediamo. Un sacco di gente. Allora. Ciao l'edilizia di Linda. Tra 2 minuti, Ciao tra Ettore. qualche minuto ci collegheremo e poi inizieremo a fare la nostra famosa, diciamo, focaccia, Sì. perché è stata richiesta molto. Diciamo a tutti che poi questa diretta rimarrà online, quindi per chi la vuole riascoltare e rivedere, Ciao sarà Sam, sempre ciao sui Bibi, canali. ciao. Ok. Come ha detto Alma, abbiamo deciso di realizzare questa diretta per voi perché la sua focaccia ha spopolato sul web, ha spopolato su Instagram, ha spopolato su Facebook, su TikTok, che ha ricevuto 1 milione di visualizzazioni, e Ciao soprattutto anche sul ragazzi, suo blog. Ciao! Quanti partecipanti, ragazze, non possiamo fare brutta figura. Dobbiamo per forza fare una focaccia super, sono sicura che ci riusciremo. sì, Allora, assolutamente. abbiamo impostato questa diretta in maniera tale che possiate vedere tutti i procedimenti e i passaggi per realizzare la focaccia. Quindi abbiamo realizzato degli impasti in varie fasi in maniera tale da essere pronti, ovviamente, da visualizzare tutto in un'ora. È una ricetta che potete riuscire a fare benissimo anche voi da casa, con qualche accorgimento, soprattutto con le bravissime Alma e Laura, io mi accodo, che vi Sei brava, sei sveleranno, molto brava anche tu. vi sveleranno tutti i trucchi del mestiere, ovviamente. Quindi, insomma, non è impossibile, le famose bolle del web di Alma potrete riuscire a farle anche voi. Assolutamente, assolutamente. Poi stasera istruiremo un po' a tutti, vi facciamo vedere un po' a tutti come si fa e pian piano, magari non la prima volta, ma la seconda e Sì. terza riuscirete sicuramente. Riuscirete sicuramente. Allora, sta partecipando anche Pignatello. Ci fa Lo vuoi piacere, salutare? buonasera. Salve, buon pomeriggio. Abbiamo visto che c'è anche Olearia Ferlito, che Salutiamo, è l'azienda di olio per cui noi tre collaboriamo. Anzi, ringraziamo Gabriele che ci ha fatto incontrare, ci ha fatto conoscere, ci ha dato il là, ci ha spinto per fare, insomma, queste dirette. Vi parleremo poi dopo di Olearia Ferlito, che è, diciamo, uno degli ingredienti di questa focaccia. Aspettiamo qualcun altro e poi iniziamo a elencare gli ingredienti della ricetta, ricordando che si trovano sulle storie di Alma in questo momento e comunque nel blog di Alma. In ogni caso saranno anche, magari mettiamo un commento in diretta e qualunque, diciamo, cosa ci vogliate richiedere anche in diretta, noi siamo qui per rispondere. Tra l'altro siamo in tre, quindi lo possiamo fare anche a turno. Cercheremo un po' a rispondere un po' a tutti, anche quello che io non sono riuscita a rispondere in privato perché poi essendo in tanti. Gabriele dice: mi sembrate pronte di un programma di cucina tutto vostro. Guarda che ci stiamo pensando e ci stiamo organizzando. Tu non devi Fate. mai, non ci sottovalutare. Hai unito tre menti. In realtà ci ha creato lui, no? Glielo darei questo merito.
infatti, infatti. Allora, serve per forza il lievito madre o va bene anche il lievito di birra fresco? Allora, nella nostra ricetta abbiamo, diciamo, dato la possibilità di realizzare la focaccia con tre tipi di lievito. Ora lo spiegheremo bene. I liquori, ovvero il lievito di madre liquido, il lievito madre solido, che è questo, ve lo faccio vedere, e Ok. anche il lievito di birra fresco, che verrà utilizzato da Laura, in maniera tale che con qualsiasi tipo di lievito voi Questo possediate, faglielo vedere, Nicoli, sì? Ok, lievito, questo piccolo che io l'ho usato, perché la perfetto. vedete così, perché l'ho usato prima, adesso poi la devo rinfrescare appena finisco la diretta. Ok, e anche con lievito di birra, quindi con qualsiasi lievito potete realizzare a casa la focaccia e verrà eccellente. In più abbiamo Assolutamente. utilizzato anche tre tipi di farine differenti. Sì, oggi abbiamo cercato di venire un po' incontro un po' a tutti, diciamo anche chi non può magari trovare una farina un po' più tecnica, chi magari all'estero, anche che dentro le possibilità possono arrivare magari a trovare una più o meno simile di Sì. farina. Abbiamo la fortuna che abbiamo Laura che vive in Germania, quindi ci può dire magari all'estero dove cosa può, che tipo di farina può Ci trovare. chiedono dalla live l'acqua a che temperatura, lo diremo anche questo, diciamo, successivamente, spiegheremo il motivo. Comunque l'acqua va, diciamo, inserita fredda da frigorifero. Più Più fredda fredda è, possibile, meglio è. specialmente per i principianti, più fredda possibile, meglio Soprattutto perché, diciamolo, poi lo spiegheremo durante la fase dell'impasto, l'impasto non si deve surriscaldare, non deve mai è. superare Assolutamente. 24-25 gradi Assolutamente, perché durante. altrimenti perde la maglia glutinica e non procede poi sia con la lievitazione, ma sia poi anche con le bolle e non viene quella focaccia proprio quello che vedete, ecco, non per farvi vedere che non è quella la focaccia, stasera è quella la focaccia, ma cercherò Allora. adesso di spiegare come fare. Aspettiamo un altro po' e iniziamo ad elencare gli Ok. ingredienti. Ricordiamo che questa è una focaccia ad alta idratazione e quindi ha il 90% di acqua rispetto al peso della farina. Ci chiedono, serve la planetaria? Sì, è consigliabile perché a mano, non so, magari ci sarà qualcuno molto più esperto che riesce a fare a mano, però la vedo molto difficile essendo una farina molto idratata, cioè un impasto molto idratato. Se ha salvato la diretta? Sì. Allora, ragazzi, Spero di riuscire. tranquilla. Elenchiamo gli ingredienti. Allora, ci serviranno solo quattro ingredienti principali: farina, acqua, lievito e sale. Poi, per L'olio. condire alla fine, l'olio, L'olio. abbiamo detto. Poi chi vorrà, origano o rosmarino. Rosmarino e a piacere. Perfetto, 500 grammi di farina 00, abbiamo detto proteine 12 e mezzo, 13. 12 e mezzo, 13. Può essere anche perché io ieri ho constatato, ho provato questa farina, per esempio, la farina Pignatiello, che è una farina zero pizza. Però ha un più, vuol dire io l'ho provata e è uguale alla 00 che avevo usato nella ricetta. L'altra volta avevo usato la farina tipo 1 di Mollino Orsili e anche quella fantastica, sono riuscita Bene. perfettamente. Io invece ho utilizzato la Caputo, la Blu Pizzeria, che comunque diciamo fa ingordare sempre bene l'impasto, quindi è una garanzia soprattutto per chi è alle prime armi e Assolutamente. vuole provare un impasto ad alta idratazione. Infatti io la Mentre prima sì, ricetta avevo usato la Caputo, la prima quella che ricetta si vede quando l'ho in foto, fatta quindi è la Caputo. ho usato la Perfetto. Caputo Mentre Bluticello. Laura utilizzerà un'altra farina che si chiama Deca e che vi mostrerà dopo, che si può acquistare anche in Germania. Poi abbiamo bisogno di 450 grammi di acqua fredda da frigo. Per Possibilmente condire, anche qualche ghiacciolo. se riusciamo dentro, sì. Chi magari può, magari che non è molto sicuro nell'impasto, anche qualche cubetto di Di ghiaccio ghiaccio dentro. di inserire dentro nell'impasto all'inizio, tiene abbastanza freddo l'impasto. Sì, poi andiamo, diciamo, alla parte del lievito. Per quanto riguarda l'utilizzo dei liquori ci vorranno 80 grammi. Per quanto riguarda la pasta madre, 100 grammi. Sempre attivo, rinfrescato da 4 ore. Deve essere rinfrescato da 4 ore. Ricordiamo come si rinfresca il lievito madre. 100% di farina rispetto al peso del lievito.
e 50 grammi, cioè 50% diciamo di acqua rispetto al peso del lievito. Deve essere, deve essere raddoppiato, e se raddoppia ovviamente in 4 ore è ottimo. Però se è bello attivo può raddoppiare anche in 3 ore. Se è attivo, sì, vabbè, il mio è raddoppiato in 2 ore e mezzo, ve lo faccio vedere. Guardate che bello, il mio lievito che mi ha salvato la vita. Dopodiché, per quanto riguarda l'utilizzo del lievito di birra, noi suggeriamo non più di 2 grammi. Dopo Laura vi spiegherà bene l'utilizzo del lievito di birra nell'impasto e diciamo, i passaggi che servono per utilizzare il lievito di birra. Invece il lievito madre liquido, si chiama anche Licoli, si rinfresca con 100% di farina e 100% di acqua. Sì, ora ripeto gli ingredienti alla fine. Ok. 13 grammi di sale. Questa è la proporzione che abbiamo utilizzato. Allora, io ho usato 13 grammi di sale perché a me piace leggermente saporita, diciamo, però anche meno sale a mettere, meglio lievita ancora perché il sale non aiuta molto nella lievitazione. Comunque, per chi piace meno lievito, meno sale, scusatemi, può usare meno sale tranquillamente. Ok, io ripeterei un attimino gli ingredienti perché li hanno richiesti tutti, diciamo, di fila. Allora, 500 grammi di farina, abbiamo detto 13 proteine, 450 grammi di acqua ben fredda, Licoli 80 grammi, pasta madre solida 100 grammi, lievito di birra 2 grammi, 13 grammi di sale. Questi sono gli ingredienti, magari poi li scriviamo nei commenti. Ci tengo a precisare che utilizzeremo l'olio Ferlito, dell'azienda, diciamo, per cui siamo sponsor. Il mio amato olio Ferlito, da quando l'ho provata non l'ho più mollata. Non si molla più. Qualsiasi ricetta, a volte la devo mettere anche tutti i giorni perché, oh, ragazzi, io cucino con quella, io uso quella, non c'è niente da fare. Ricordiamo Alma che le olive di Olearia Ferlito si trovano nel Parco Tenebro di in Sicilia, in provincia di Messina, che vengono estratte a freddo ed è un olio extravergine di oliva veramente di livello. Detto questo, io lascerei, diciamo, la parola a Laura e iniziamo, diciamo, la parte dell'impasto. Ci vediamo dopo con il passaggio dalla prima lievitazione alla seconda lievitazione, quella Ok, in teglia. Ciao, sei stata chiarissima. a Ciao, dopo. ciao, ciao, dopo. Adesso ragazzi facciamo entrare Laura. Tanto se riusciamo, se riesco. Comunque la ricetta, la... Scusami, scusatemi. Ok, adesso farò entrare Laura. Così vi spiega anche lei che ha fatto l'impasto con lievito di birra. Vediamo. Ciao Laura! Eccomi, ciao a Ciao, tutti, ciao, avete detto tutto benissimo. Io invece farò vedere come fare l'impasto. E quindi da che cosa partire? Perché l'importanza dell'acqua fredda? Perché la farina con 13 grammi di proteine? E perché tutto il resto? Io grazie. impasterò con, ovviamente anche io ragazzi sono Ferlito, e abbiamo qui anche lo sponsor di Alma Pignatello che ha un'ottima farina, io purtroppo Sabato ho Pignatello. difficoltà con le farine in Italia e qui non c'è una enorme vastità per quanto riguarda il W oppure le farine con molte proteine. Ho girato mezza Germania, anche se siamo a tempo di coronavirus, e la farina che vi mostro io che ho utilizzato, l'unica 00 che qui si chiama 405, che ha la capacità, quindi Eiweiß in tedesco, 12 grammi di proteine, 12,8 addirittura, è questa dell'Edeka. Quindi, per chi vive in Germania e mi segue dalla Germania, ciao Olearia Ferlito, questa Ciao. qua è quella che sono riuscita ad utilizzare. Oppure potete variare come ha fatto Alma con una 0, 13 grammi di proteine. Non userò più pizza, o magari se non trovate anche quella, se non riuscite a recuperare una 00 almeno 11 proteine, però dovete stare sempre indietro con l'acqua, nel senso mettere meno acqua. Io inizierei a fare l'impasto e poi man mano, ragazzi, avete sotto una sorta di quadratino dove c'è scritto il segno di domanda. Se fate la domanda da lì, magari ci viene più facile a noi vederle ad Alma in realtà. Gestisce lei tutta la regia di questa live, nonché anche l'ideatrice, dobbiamo dirlo, sia della ricetta che della live. Ciao, sei carina.
Bella. E quindi io vi faccio vedere subito gli ingredienti che ho utilizzato per impastare con il lievito fresco, ma Alma vi ha già spiegato che con il licoli dovrebbe raddoppiare, dovrebbe formare una schiumetta e poi sarebbe pronto per impastare. Giusto, Giusto? Con il lievito giusto. madre dovete fare lo stesso procedimento di rinfresco, 100 grammi di 50 grammi di Di lievito. idratazione di acqua e 100 di farina con il lievito Esatto. madre. Invece licoli 100 grammi di farina, 100 grammi di acqua. C'è praticamente un 100% Invece per chi ha seguito, io adesso vi abbasso, ragazzi, vedrete un po' un trambusto. Spero che vediate bene. Per chi ha seguito le storie poco fa, circa 2 ore fa, ho fatto una sorta di preimpastino mettendo 2 grammi di lievito di birra, che ragazzi è davvero Un briciolo, un così, che briciolo. vi voglio dire. Ecco qua, io me lo sono messa davanti apposta, poi ho messo 50 grammi di acqua, ho fatto una conchetta e ho impastato con la forchetta leggermente, quindi facile facile. Chi mi conosce sa che io cerco sempre di andare a rendere le ricette più facili possibili, e io inizierei a dirvi che dovete munirvi di acqua freddissima. L'acqua fredda, ragazzi, perché ve lo dico dopo, nel frattempo che impasta, che ci vorranno 20 minuti, come vedete ho messo all'interno del ghiaccio, io ho il ghiaccio quello di plastica che vado a riutilizzare, ma se non ce l'avete, invece di pesare 400 ml di acqua e poi mettere il ghiaccio, potete mettere 2-3 cubetti di ghiaccio che in 20 minuti si saranno sciolti tranquillamente e pesare acqua e ghiaccio insieme. Iniziamo, Alma, ad impastare? Io comunque, perché poi nella ricetta io non avevo specificato il discorso del ghiaccio perché io non lo uso, io uso direttamente l'acqua fredda del rubinetto e riesco perfettamente, però ecco chi è magari ai primi prime armi, chi magari non è molto esperto, eccetera, è meglio che avere l'acqua più fredda possibile. Quindi quello che vi voglio dire io, l'importanza di utilizzare l'acqua fredda serve negli impasti molto idratati a reggere la maglia glutinica. Se partissimo da acqua calda, ragazzi, andremo a rovinare da subito il lavoro, perché in realtà si parte sempre per gli impasti normali con un'acqua a temperatura 18 gradi, quindi temperatura ambiente, giusto Alma? Sì, Ma per gli assolutamente. impasti troppo idratati come questo dobbiamo partire da acqua fredda. Ci vuole molto tempo a incordare, quindi Quindi l'elaborazione l'impasto dell'acqua. rischierebbe il surriscaldamento e quanto supera i 26 gradi l'impasto si va a rompere totalmente la maglia glutinica. Sì, Quindi infatti partiamo da acqua fredda e ci aiutiamo. non dovete superare il 26 gradi, questo è anche sugli impasti idratati di essere muniti di un termometro perché non dovrete sorpassare, cioè andare oltre i 26 gradi. Se dovesse capitare, fermatevi, mettetele in frigor a raffreddare, aspettate 10 minuti, un quarto d'ora. Meglio in frigor che in freezer, meglio in frigorifero che in freezer. Così Sì, si, con mentre si rilassa, l'impasto si rilassa e nel frattempo si raffredda. Almeno io consiglio per la mia esperienza che riesco con E io concordo in l'impasto. pieno, Alma, anche perché adesso vi spiego, intanto vi abbasso. Qua abbiamo la planetaria con il nostro gancio ad uncino, ragazzi, spero che vediate bene. Vado a mettere il mio impasto con il mio lievitino. Tanta polvere. Ma va bene, e inizio ad inserire, diciamo, più di metà dell'acqua. Per chi non è magari molto esperto, per chi non ha mai fatto impasti o impasti molto idratati, partire comunque anche con un pochino di meno di acqua e poi pian piano aggiungere man mano. Allora, adesso cosa importante, ragazzi, anche se non mi vedete, è di lasciare andare la macchina all'inizio a velocità minima, così che la farina abbia il tempo di idratarsi Assolutamente. lentamente e non tutto in una volta, ok? Inseriremo l'altra acqua a gocce solo dopo che l'impasto si sarà già incordato. Io adesso vi abbasso qua e vi faccio La vedere. velocità minima deve essere finché l'impasto assorbe tutta la farina, cioè diventa proprio un impasto praticamente senza farina intorno.
e da lì poi potete aumentare la velocità e andare anche direttamente al massima velocità e tenere sempre l'incordatura. Poi adesso man mano un pochino vediamo anche nel tempo permettendo anche con il video di vedere anche Laura Esatto, come nel fa. frattempo che il mio impasto inizia a idratarsi, mi piace guardarvi in faccia, ragazzi, ma se volete scrivetemelo, vi avvicino all'impasto, ma quello che sta facendo è solo Vi faccio io un trambusto, intanto idratarsi. faccio vedere, poi Idratarsi. partiamo, portiamo avanti e vi faccio vedere l'impasto. Adesso Laura sta facendo l'impasto dall'inizio da capo, insomma, come inizia a fare l'impasto. Io invece, per farvi vedere la consistenza dell'impasto, come deve essere prima di Scusami, metterla Alma, in. Sì. Carol, il Bimby praticamente ha un problema. Noi abbiamo la Mambo, che è una macchina simile al Bimby, un robot da cucina simile al Bimby. Il Bimby e il Mambo di meno perché ha il cucchiaio che impasta e non impasta con le lame, però hanno quella cosa che vanno a tagliare la maglia glutinica a surriscaldare troppo gli impasti. Significa che tu devi fare questo impasto in 3 minuti. In 3 minuti non si potrà formare mai la maglia glutinica come si dovrebbe formare di norma. Ha fatto una domanda perché questo è in marmo, sì, è in marmo. Infatti sono fortunata da quello perché si lavora molto bene, però anche nell'acciaio si lavora benissimo, si lavora molto bene. Ecco, come stavo dicendo, io ho portato avanti un po' l'impasto così per farvi vedere i passaggi delle pieghe una volta che si è incordato l'impasto nell'impastatrice, bisogna dare subito le pieghe, che quelle poi vi farà vedere Laura appena finisce l'impasto. Io invece vi farò vedere l'impasto nella seconda piega e prima di mettere a lievitare. Come vedete qua si è un po' allargato perché ha riposato dalla prima piega che ho fatto. Essendo un impasto molto idratato, non si può fare una piega a tre come al solito negli impasti di 70, 65, 70, 75% di acqua. Essendo un impasto molto idratato, facciamo delle pieghe slap and fold, per renderla un pochino più unita, insomma. Adesso vi farò vedere come fare le pieghe slap and fold. Allora. Si prende l'impasto con tutte e due le mani, si manda avanti, si lascia andare ai lati, poi si prende dall'altro lato e si gira. Basta fare così e l'impasto si riprende e si forma, si unisce di più. Guardate. 3, 4, 5, dipende dall'impasto, come siete usciti insomma dall'impastatrice. Se magari è molto più liquido, più pieghe. Se magari già si stacca dal piano di lavoro, vedete qua per esempio rimane poco niente. Io non ho messo niente, né farina, né olio, né acqua, niente sul piano di lavoro. Direttamente l'impasto. All'inizio appiccicherà alle mani, poi man mano che si riprende, si rilassa, si riprende, diventa più liscio e quasi non appiccicherà più alle Alma, perdonami un attimo. mani. Ragazzi, come vedete, l'impasto ha iniziato a prendere forza. Vedete che si è formata tutta in un panetto. Io vado ad aggiungere sempre a filo acqua. Ho aumentato di pochissimo la velocità della macchina. Dalla velocità minima sono passata alla 1 e adesso inizio a far incordare e aumento ancora la velocità a 2. Questo, mi fermo un attimo così mi sentite meglio, questo sarà un lavoro di formazione di maglia glutinica. Mai inserire l'acqua se prima non si è compattato di nuovo l'impasto, ve lo dico così in gergo molto facile. In realtà, fino a quando non lo vedete incordato, quindi che non si sia formata la maglia glutinica e di nuovo tutto unito, non dovete aggiungere altra acqua. Comunque, mentre Calma parla, io continuo a velocità 2, così facciamo già incordare. Dalle due pieghe, uno dall'altro,
pari allora mezz'ora, tre quarti d'ora, 20 minuti, dipende, come ho detto prima, anche dall'impasto, come si comporta quando l'avete impastato. Però ogni mezz'ora sarebbe meglio, e si lascia direttamente aperto, senza coprire, senza mettere il piede sopra, aperto, così nel frattempo anche si asciuga leggermente, e vi aiuta poi nella maglia di tinta. Ecco, vediamo Laura. Come potete notare, all'inizio, quando inserite l'acqua, l'impasto tende a sgrumarsi, no? Sì, fa delle piccole... Laura, mi dicono che si sente poco. Non so, sentite poco Laura o me? A chi sentite poco? Hanno scritto che si sente poco. Mi sentite adesso, ragazzi? Mi auguro di sì. L'acqua nel frattempo, possiamo tenerla in frigo? Sì, anche. Sì. Però già pesata, così non ti sbagli, anche se c'è da dire un'altra cosa, ragazzi. Mi sentite adesso? Ditemi se mi sentite, perché è importantissimo. Si sente, grazie Claudie Sweet. Allora, okay. Vi faccio rivedere come inseriamo l'acqua, di nuovo, perché si è di nuovo incordato. Vedete che è incordato? Mi sentono poco me. Aspetta, magari vedete mi prendo l'acqua. Io nel frattempo parlo, Alma. Come vedete, si va a formare una sorta di come si può dire meglio, di cremina, e non so come dirlo meglio. Dal momento che si incorda di nuovo, andiamo ad aggiungere di nuovo acqua, sempre a gocce, ragazzi. Questo, allora, fare una ricetta, una focaccia ad alta idratazione non è impossibile. Bisogna avere pazienza. L'unico trucco è quello, partire da farine buone, come la Pignatelli, come la Molino Caputo. Noi diciamo la Pignatelli, giusto Alma? Pignatiello, io la chiamo Pignatiello. Pignatiello. Non so se è giusto come lo dico io, però. Con 13 grammi di proteine, quindi non pensate di poter fare questa ricetta con una 00 con 9 grammi di proteine, ovvero quella per i dolci. Assolutamente no. Perché vi verrebbe una pappetta. Io in realtà, con alcuni accorgimenti, quelli che vi siamo spiegati, sono riuscita con una 00 a far incordare l'impasto. Dovete vedere dove c'è scritto proteine. Dove c'è scritto proteine. Alcune farine possono presentare anche la W. Sì, esatto. Questa che qua con 13 grammi di proteine dovrebbe avere, per lo più, che non è facile trovarti, un W di 350 circa. Perché, ragazzi, esistono diverse tipologie di farina. Non è detto che una farina tipo 1 vi dà lo stesso risultato, che una farina di tipo 1 con 13 grammi di proteine vi dia lo stesso risultato della farina 0 o della farina 00, perché contengono all'interno più crusca, e quella crusca non permette di andare a formare, non assorbe bene. Andiamo ad inserire ancora acqua. Una struttura diversa, diciamo che è una struttura diversa. Mi sentite adesso? Mi sentite meglio? Allora, le farine più raffinate sono quelle che hanno la possibilità di farci formare più glutine, Alma. Sì. Come la 00, come la 0. Già con la 1 ci possiamo riuscire, ma non a questi livelli, perché assorbono di più, perché hanno all'interno la crusca, quindi sono meno raffinate. Magari, se vogliono, Alma, poi nel mio blog c'è un articolo che parla di farina, e così capite bene come fare. Però anche, in realtà anche... le proteine, anche nella farina tipo 1, sono tutte e due messe insieme, quindi quando leggete proteine andate a leggere sia la crusca, la fibra che c'è nella farina, la crusca, che contiene proteine, sia il valore di proteine. Quindi regolatevi, farina 0, farina 00 per queste preparazioni, e anche, questo è detto. Vai Alma. Anche una farina molto forte. Alma, ti sento male davvero, cara. Una farina molto forte, per esempio, si incorda anche più facilmente, assorbe molto più acqua, però in questo caso, con questa ricetta, con questa focaccia, non uscirebbe questa focaccia morbidissima, questa focaccia proprio leggerissima, uscirebbe un po' più elastica, diciamo, con le farine più forti.
Esatto. Poi l'importanza anche di 13 grammi di proteine, se volete fare una lunga lievitazione è importante, perché le farine 00 con 10 grammi di proteine non vi mantengono le lunghe lievitazioni. Quindi questo è anche da dire, Alma. Sì, io ragazzi spero che vi stiamo dicendo tutto, mentre che Alma va ad oleare su. Intanto preparo il contenitore per mettere a lievitare. E anche per il discorso del contenitore, è meglio avere un contenitore stretto e alto, perché così aiuta di più nella spinta della lievitazione, lievita meglio e si capisce anche meglio il livello di raddoppio. Per esempio, si mette l'impasto, poi vi farò vedere, si mette un segno e poi si capisce che quando va a raddoppio va raddoppiato, o triplo, o triplicato. Ecco. Cioè io consiglio sempre un contenitore alto e stretto, che sia quadrato, che sia rotondo, però che deve essere alto. Come vedete, l'impasto inizia ad attaccarsi alle pareti. Questo è buon segno. Scusate lo shakeraggio che fa il mio telefono, ma siamo sullo stesso piano da lavoro e come muove la planetaria, si muove la staffa che tiene il telefono. Flavia Castanelli chiede se è possibile utilizzare contenitore in plastica. È preferibile utilizzare in plastica? No, uguale, il vetro è ancora meglio, però per comodità la plastica è più leggera, molto più maneggevole. È uguale, non cambia niente. Adesso ragazzi io voglio mostrarvi una cosa. In questo caso io, se non avessi la planetaria che mi misura la temperatura, si legge la temperatura, Alma? Sì. Sì, 15 gradi. No, 21, legge al contrario. Siamo... Vedo il contrario. Esatto. Io andrei a fermare l'impasto e l'andrei a misurare con il termometro da cucina, perché non voglio superare la temperatura di 25 gradi. Per i principianti vi consiglio di non superare 24. Ok? Giusto, Alma? Giustissimo, giustissimo. Perché abbiamo inserito già, calcolate, più di 3 quarti di acqua. Io continuo ad aggiungere. Ok, intanto il mio impasto riposa ancora, si rilassa. Ultima cosa, Alma, che voglio dire? Alma dice della ricetta di mettere il sale alla fine. Per se utilizza... tutti gli lievitati io metto sale alla fine. Anche io lo metto alla fine, però Alma dice di diluirlo con l'acqua della fine. Io invece faccio un'altra cosa, io lo vado a mettere con la penultima acqua. Così, se vedo che la mia farina, perché a seconda delle giornate, ragazzi, poi io non utilizzo la farina che sta utilizzando la Pignatiello, mi sono corretta, che sta utilizzando Alma, quindi per sicurezza vado a mettermi un po' d'acqua prima in un bicchiere, un 10 grammi, che ne so, e la vado a inserire nella penultima acqua e vado quindi a mettere quando, pure... Quando non siete sicuri che non l'avete mai provato una farina, è meglio fare come dice Laura, di tenere un po' di acqua da parte alla fine, che poi se assorbe di continuare a mettere. E nel frattempo vado a cercare di sciogliere un po' il sale, ok? Vai, anche se per caso avete dimenticato mettere il sale nell'impasto già tardi, anche se lo mettete sale alla fine così asciutto man mano che poi fai gli ultimi giri. Brava Vivian. Di impastare si scioglie tranquillamente, non succede niente. Io vado a sciogliere il mio sale nel frattempo. Vedete come si diventa umidissimo l'impasto? Ma sempre inseritene un goccio, ragazzi, perché l'importanza sta proprio nella pazienza che avete, esatto, di inserire la farina. Avere pazienza in generale con tutti gli impasti, però specialmente con i pasti più idratati bisogna avere molto molto pazienza. Lasciare a riposare, meglio lasciare riposare qualche minuto in più, un po' di tempo in più che andare di fretta e poi rovinare tutto. Io non lo so se lo vedete bene. Come il riposo li fa solo bene. Si vede bene, Alma? Sì, si vede benissimo. Ok. Io continuo così, tu vuoi passare a Franci, fate vedere la stesura e poi magari facciamo vedere la fine dell'impasto. Ok, io intanto ho
ok, metto a lievitare l'impasto qua. E 90% pizza for passion. Intanto metto a lievitare l'impasto e poi farò entrare. Io saluto Luciotta, Luchina, tutti i ragazzi, vi saluto nell'anella. Donella bella, vi saluto tutti, cuoricini belli e grazie per esserci. Rimanete in live però con Alma, perché adesso scendo io, praticamente la mia live termina, ma poi rientro. Rimanete con Alma, andate sul profilo di Anima in Cucina e rimanete con lei che è la regista di oggi. Grazie cuoricini, a fra poco. A dopo Laura, faccio entrare intanto Francesca e poi finisco con il con impasto a mettere a lievitare. Ok, eccolo qua Francesca. Ecco, adesso facciamo l'ultima piega e mettiamo a lievitare. Ciao Francesca! Ciao! Siamo ritornati. Sì, assolutamente. Adesso sto facendo le ultime pieghe e poi lo metto a lievitare. Vedete che qua, non so se riuscite a vedere, che non rimane quasi niente nel piano di lavoro. Allora, io abbasso un attimo la telecamera così si vede la teglia. Ok, perfetto. Allora, io vi farò vedere la parte in cui abbiamo finito la prima lievitazione, quindi dopo le pieghe di Alma, dobbiamo mettere, come state vedendo voi lì, il nostro impasto a lievitare per circa 4 ore. Alma, vuoi vedere il tuo contenitore? Fare vedere il tuo contenitore? Dopo un attimo le mani arrivo. Ok, allora ci sarà quindi una prima lievitazione di circa 4 ore. L'impasto dovrà raddoppiare il volume, quindi magari fate un segnale sull'esterno, diciamo, del vostro impasto, tanto in maniera tale, diciamo, da avere un'indicazione. Si metterà in forno con luce spenta, quindi a temperatura ambiente, non ha bisogno, diciamo, di calore o di altro. Tutto questo dipenderà ovviamente dalla forza del lievito che state utilizzando, se avete lievito madre o licori. Io vi faccio vedere il mio. Questa è la tacchetta di quando l'ho messo a riposare e ha raddoppiato, anche un po' di più rispetto al raddoppio. Sono passate 4 ore e mezza circa. Viviana, scusa un secondo, sì, Franci, Viviana chiede per le pieghe, come abbiamo spiegato anche ogni 30 minuti. Ogni 30 minuti, ogni 20, ogni 45, non c'è problema, anche se magari passa un po' di tempo, non dobbiamo essere proprio fiscali. Meglio ogni mezz'ora, così è meglio, ecco, però non c'è problema. Ok, deve, diciamo, prendere struttura l'impasto, sì, quindi sì, serviranno magari 2-3 pieghe ogni 30 minuti, dovete regolarvi. Sì, 2, 3, 4, dipende un po' dall'impasto come deve raccogliersi, ecco, non deve rimanere proprio appiccicato sul piano di lavoro. Vogliamo dire come si chiama questo lievito? Il lievito madre? Non so il chi lievito. È che sta chiedendo. Francesca ha fatto l'impasto con lievito madre, sì. Lievito madre solido, io ho fatto l'impasto con lievito madre liquido, che si chiama Liccoli, e Laura ha fatto l'impasto con lievito di birra. Allora, intanto chiede se abbiamo messo un po' di olio nella nostra nell'impasto, box. Nell'impasto no. Nell'impasto no, nella box, prima, diciamo, nel vostro contenitore, prima di inserire l'impasto, dovete oleare bene, perché poi dovrà anche scivolare in maniera facile. Adesso noi passeremo alla stesura dell'impasto nella nostra teglia. La teglia che utilizziamo per questa ricetta... Scusami un secondo, Franci. Il contenitore, quando si mette a lievitare l'impasto, io metto sempre un filo d'olio e poi spargo bene nel contenitore. Sì, invece detto. Nel lievito assolutamente non va niente, solo acqua, farina, niente sale, niente olio, niente, assolutamente niente. No, chiedevano nel contenitore se si dovesse oleare. Invece allora, adesso vi spiego un secondo, perché poi stanno chiedendo anche il discorso di lievitare. Quando si lievita l'impasto, meglio coprire o con la pellicola o con coperchio, così non prende aria e non si secca sopra, perché poi dovete togliere e rovinare l'impasto. Invece il lievito madre solito, io lo chiudo con il coperchio, ma lo chiudo tutto praticamente,
chiudo bene anche in frigo, anche fuori, lo chiudo sempre. Invece il lievito, i liquori, lo chiudo con la pellicola o magari con un coperchio e lasciarlo prende un po' di aria. Leggermente aperto, che prende aria. Invece quando con la pellicola faccio 2 o 3 buchi con un coltellino e chiudo e poi metto un elastico come misura, per esempio, dove mi arriva, così vedo la, o magari un segnetto, con un, dove arriva l'impasto. Ok, ecco, prego. Chiedeva a Gabriele come si chiamava il mio lievito madre, non capivo, no, avevamo detto prima che era lievito madre liquido. Il mio lievito madre si chiama Cettina. Ah, come nome? Ah, io lo chiamo il mio piccolo. Ah, tu lo chiami il tuo piccolo, il mio si chiama Cettina. Ne ho anche un altro che si chiama Concetto, ma non lievita così velocemente, infatti non l'ho utilizzato. Volevano sapere, Alma, inoltre, per le pieghe, quante ne devono fare? Cioè, come si devono regolare fin quando, diciamo, poi è pronto l'impasto per andare a lievitare? Allora, quando si stacca quasi perfettamente, magari chi non riesce, quasi perfettamente, che rimane poco niente sul piano di lavoro, e lo vedete bello strutturato. E anche qua è proprio, deve rimanere, adesso l'ho ritolta, deve rimanere nelle mani, ecco, non mettere con la paletta o mettere con le spatole, eccetera. Deve rimanere così, deve essere strutturato, ecco. Sto scrivendo Giussi San Mataro, i maschi anche come lievito stanno indietro, è vero. Sono vedi un po' che rimane mangi. Poco niente nelle mani, si apre, perché ha già preso anche un po' di olio adesso, che lo ritorco, okay. Perché sennò è molto, molto più ben strutturato quando è... lo fai. Arrivo. Allora, andiamo avanti, io direi, nel procedimento, perché ci dobbiamo sbrigare. La teglia che utilizzeremo è la classica teglia da forno, quindi la grandezza, diciamo, standard di una teglia da forno. L'importante è che abbia almeno 3 cm di altezza, perché è la, diciamo, altezza giusta che dovrà poi raggiungere la nostra focaccia nella seconda lievitazione. Noi suggeriamo di cospargere di olio la nostra teglia con le mani oppure con un pennello, vedete voi, e soprattutto di oleare bene anche i bordi, perché poi dovrà crescere e non si dovrà attaccare. In questa fase non esageriamo con l'olio, giusto Alma? No, nella teglia basta che sia ben oleata uniformemente, così dopo non appiccica. Poi okay. Anche essendo un impasto molto idratato, leggermente appiccica. Però, ecco, Laura per esempio usa la carta forno, io non lo uso perché non, allora, specialmente poi in questo impasto io non lo uso mai per gli impasti, cioè per le focacce o per la pizza, però specialmente poi in questo impasto è molto idratato, quando si mette nella teglia, poi Francesca vi spiegherà, si lascia andare da solo. Penso anche nella carta forno. Adesso poi vi faremo vedere la Laura come si è trovata con la carta forno. Laura dice che il suo lievito si chiama Cuoricino. Vabbè, Cuoricino. Ognuno, diciamo, ha dato un buon nome. Io l'ho chiamato Cettina perché mia nonna si chiamava Cettina. E quindi è anche un modo per ricordarla. Io il mio piccolo, che poi spesso i miei figli diventano anche gelosi. Ma tu vuoi più bene al lievito? Allora, che dite? Mettiamo il nostro impasto in teglia? Ok, intanto che tu metti impasto in teglia, adesso poi faccio vedere un secondo questo. Qua, quando metto a lievitare, io faccio un segno. Per questo serve anche, come ho spiegato prima, il contenitore dritto e alto. Faccio un segno. L'ho fatto vedere. E quando poi si vede facilmente quando raddoppia e siamo più sicuri che è un contenitore più largo. Ecco anche la Francesca. Questo è il raddoppio, diciamo, dell'impasto. Allora, io inizierei a versare il mio impasto in teglia. Non so se si vede bene. Si vede, Alma? Sì, io lo vedo. Sì, okay. Sì. Dobbiamo vai leggermente un po' indietro verso te. Sì. Okay, brava. Dobbiamo allargarlo leggermente con questi movimenti, da sotto e lateralmente.
non sgonfiare, sgonfiare meno possibile. Non stiamo, infatti, già sta creando infatti delle bolle fenomenali. Allarghiamo quindi leggermente, ma vedrete che se l'impasto è ben idratato e incordato, si aprirà da solo. Sì, basta prendere da sotto e tirare verso i bordi. Esatto. Verso i lati. Allora, ha riempito quasi tutta la teglia. Anche se non si riempie, anche se non si riempie, non ci fa niente. Fatica, non vi preoccupate, perché essendo molto idratato, quando lievita man mano scivola da solo, si allarga da solo. Io lo faccio vedere, si è aperto facilmente e ha coperto tutta la teglia. Questa andrà a lievitare per almeno 17 ore a forno spento. E senza copertura. Con la luce spenta, non luce con la spenta. Luce accesa. Senza vapori, senza... proprio naturale. In estate, invece, bisogna lasciare magari 13, 14, 15, dipende poi dai gradi quanti ne avete nel vostro paese. Ecco. Non so se vedete, già sta facendo le prime bolle con una prima stesura. Io lo vado a mettere in forno. Anche dopo ore, se non vedete, per esempio, che non ha tante bolle, non vi preoccupate. L'importante è che si alza e deve arrivare proprio a bordo teglia. Ecco. La mia sta quasi superando anche addirittura. Poi in caso magari vi lievita di più la prima lievitazione, non vi preoccupate, non è un problema, perché poi... tanto andrà a lievitare ancora per 17 ore, quindi è meglio stare attenti alla seconda lievitazione che alla prima lievitazione. Alma, io rispiegherei da capo la parte della lievitazione dopo l'impasto. Assolutamente. Allora, dopo diciamo le tre pieghe, ogni 30 minuti, come avete visto, come ha fatto Alma, mettiamo in un contenitore pieno, ovviamente, diciamo unto con olio, copriamo con coperchio e lo mettiamo in forno per circa 4 ore. Deve raddoppiare. Sempre luce spenta. Luce spenta. Temperatura normale in cucina. Perfetto. Dopodiché dalla prima lievitazione si passa alla seconda lievitazione in teglia e facciamo lievitare altre 17 ore. Adesso dobbiamo passare alla fase della cottura, quindi devo salutare e faccio rientrare immediatamente Laura, perché mancano solo 15 minuti. Ragazzi, okay, vi saluto, allora... è stato un piacere. Ciao! Giusy, poi ci sentiamo, Giusy Sambataro. Ok, ciao Franci. Ciao! Allora, faccio entrare Laura e poi, allora, rimuovi. Ce la faccio, ce la posso fare. Allora... adesso faremo entrare Laura e poi vi farò vedere l'impasto, le famose bolle, che anche c'è l'impasto ha lievitato anche. Ragazzi, rieccomi! Allora, eccomi. Ciao Laura! Ciao ragazzi, mi sono mancata! Siete state meravigliose, l'impasto di Francesca, spettacolo! Allora, io già vedo il tuo e vedo un altro spettacolo. Ragazzi, io... per la farina che sto utilizzando mi fermerei qua, quindi adesso guardate Laura, com'è. Laura, posso fermarti un secondo così faccio vedere l'impasto, perché già ha lievitato tanto, ma poi non abbiamo molto tempo. Vai. L'impasto cotto. E la focaccia cotta praticamente. Cosa andiamo? Basta un po' di olio così. Non serve mettere tanto. Un pizzico di sale, anche prima, però va bene così. Un po' di sale sopra, che può essere sale fine, che può essere sale grosso, quello che vi piace. Toccando leggermente prima l'olio, così non vi appiccica l'impasto, e andiamo a fare le famose bolle. Riuscite a vederli? Wow! Ecco, qua è meglio quando è molto idratato, che questo è un po' avanti la mia, bisogna andare un pochino più veloce perché poi rischia anche di scendere, perché è limitato un po' tanto. Invece se ha tempi giusti rimane perfettamente
Ecco, adesso lo metto lì qua a posto. Allora ragazzi, se vi si dovesse staccare la live, perdonateci, ricollegatevi, guardate, perché la facciamo ripartire. Guardate che voglia. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Quindi ragazzi, avete capito? Se dovesse, per favore ricollegatevi, ok? Io vado a finire l'impasto. Pronto. Okay, allora vi dico come fare nel piano da lavoro di legno. Vado a prendere questo qua, che è un panno umido, ragazzi, e me lo metto di sotto per non farlo volare in questo modo. Così non mi vola quando faccio lo slap and fold. Vado a mettere un pochettino di olio. Queste sono le prime pieghe slap and fold, ragazzi, ok? Vado a mettere un po' di olio e vado a ungere la mia spianatoia. Con il legno vi consiglio di mettere un po' di olio, ok? Ungetevi le mani e andate a riprendere l'impasto. Quindi io adesso lo faccio cadere. Se cade. Guardate come si vede da qui già che è incordato. Vedete come resta attaccato, ragazzi? Io alzo la ciotola tantissimo. Questo è il significato che l'impasto si è incordato bene. Quindi, una volta fatto questo, o vi bagnate le mani con l'acqua a questo punto, o riprendete con un po' di olio. Quindi io vado a ungermi con un po' di olio, sempre il mio perlito. Ragazzi, sia per la farina pignatiello che per l'olio perlito, trovate i link con i tag sulle nostre storie, su quelle di Alma, il tag di Pignatello. Quindi potete andare a chiedere direttamente a loro. Su Oleria Ferlito avete il 10 euro di sconto se utilizzate la Cucina del Cuore 10, Anima in Cucina 10 o Cooking Low 10. Ecco come andiamo a prendere l'impasto. Si vede? Oppure andare direttamente sullo shop online o il loro sito. www.oleriaferlito.com o it, non mi ricordo più. Gabriele, vieni in soccorso. Sabato Pignatiello, non c'è di che. Se si fida Anima di voi, mi fido anch'io. Allora, io ho già provato, ho avuto l'occasione anche... Andiamo a prendere l'impasto e andiamolo. Ok, io ho avuto l'occasione di provare anche prima i prodotti Pignatiello, sia il pomodoro, sia la farina e altri prodotti, i friarielli. Ho fatto la pizza, poi nel mio blog avete le ricette con le farine di Pignatiello che avevo usato in passato e le userò ancora sicuramente. E anche su Instagram mi aiuto pure con il mio tarocco in questo modo, ragazzi, facendo scivolare. Quello che dobbiamo andare a fare ora è andare a coprire e lasciare così 30 minuti, dopodiché andate a riprendere la parte dove Alma ha fatto le pieghe. Io non lo copro, lo lascio direttamente, specialmente poi. Ok, invece così, io lo copro a campana. Così comunque, ragazzi, io ho messo 10 grammi di acqua in meno. Questo perché? Perché vi consiglio, se partite per la prima volta, di metterne anche 40 in meno. Ciao Samuel Gonzales. Mi lavo le mani e sono da voi. Grande professore. Samuel Gonzales, ciao! Ciao! Io arrivo! La ricetta delle brioche e croissant del Samuel Gonzales. Alma, sei andata già in forno? Sì, sono in forno adesso due minuti, un minuto e vi faccio vedere, così almeno prendo un pochino di colore. O se no... Ok, ragazzi, forno statico, Alma, dillo, forno statico Forno statico, vediamo se riesco a farlo vedere... Dovevo passare no, aspetta, magari riesco a tirare la telecamera, se riesco a tirare. Vi farò vedere così. Guardate. Riuscite a vedere, Laura? Vediamo, spettacolo. Spettacolo. Allora,
Io ragazzi vi voglio fare vedere la differenza con le farine, perché la differenza che c'è le farine, c'è. Questa è la mia, che io ho messo un po' di olio, guardate quella di Alma, quindi se volete fare questa ricetta non scrivete posso utilizzare un'altra farina, potreste utilizzare un'altra marca, ma ti consiglio di utilizzare la stessa di quella che abbiamo usato nella ricetta, così da non fare danni e l'impasto ti viene buonissimo. Bravissima, bravissima. Adesso purtroppo io non la trovo, ragazzi, mi sono dovuta adattare, anzi che ho trovato questa. Sì. Anche delle farine da supermercato, chi non ha possibilità magari di ordinarli online, eccetera, però dovete prendere comunque un'altra idratazione, cioè un'altra lunga lievitazione, un'altra proteina per almeno 13, 12, 50, 12 al massimo. Se avete qualche domanda, ragazzi, se si stacca la live, perché credo che tra 2-3 minuti si stacchi la live, ricollegatevi perché torniamo, così poi ci saluta di nuovo Francesca. La cottura 10 minuti, forno statico, potete, allora io per sicurezza avevo scritto a 230, però anche 250, poi dipende dai forni, a 250 per 10 minuti, 9 minuti. O magari Alma, fermati un attimo, perdonami, mostra il pacco a Chiara Caltabellotta. Ciao Chiaruzza Bedda, benvenuta, una mia cuoricina, mostra il pacco per favore, perché lei è già sul sito di Pignatiello, il pacco della farina. Io, guarda, è la farina zero pizza più, così non ti puoi sbagliare. Lina, tesoro bello, ragazze, cuoricine, vi ringrazio di tutto cuore di esserci, anche se non siamo su YouTube, io vi amo, comunque la rifaremo su YouTube. 13 di proteine. Comunque magari nelle storie poi metteremo la fotina, bene Alma? Sì, sì, sì. Direttamente del pacco di farina. Assolutamente, c'è già comunque nelle storie, però comunque lo metterò più... No, Franci, non si può usare la semola. No, assolutamente, lo indebolisce insomma, la farina e poi la semola va però anche da sola può andare, però può fare anche più o meno un impasto così con la semola, perché ho già provato, però comunque meno acqua, assolutamente. Molto meno acqua. Regge. Molto meno acqua. Il forno deve essere caldo a 250 gradi caldo. Se forno ventilato, stanno chiedendo Alma, abbassate di 20 gradi, quindi da 230 allora, passate a 210. Io non lo uso sinceramente, preferisco o statico o modalità pizza. Modalità pizza invece va sui 7-8 minuti, si cuoce su 7-8 minuti. Si cuoce leggermente prima. Adesso andiamo, adesso vi farò vedere. Vediamo se riesco a. Come faccio a. Dai, aspetta. Vi farò vedere la focaccia, guardate. Guardate. Wow, che spettacolo! Ragazzi, questo tutto in diretta solo per voi. La meraviglia! Io ho messo modalità pizza, manca ancora 3 minuti, perché ho messo 10 minuti e qua siamo a 7 minuti adesso, mezzo minuto, quasi un minuto, poi lo tolgo. Che spettacolo! Ragazzi, se volete farci qualche altra domanda rispetto alle farine, purtroppo la mia planetaria si ferma dopo 20 minuti. Cosa faccio? In che senso la tua planetaria si ferma dopo 20 minuti? Stacchi la presa e la riattacchi. Non dovrebbe, così riparte da zero. Monica, almeno che lo va sotto sforzo, si ferma perché va sotto sforzo, però non va bene. Anima, ti stanno dicendo che bolle. A me mi viene di cantare. Le mille bolle. È vero. Un bello spettacolo. Antonella, cuoricina del mio cuore, grazie. La Caputo nuvola zero, no, meglio la, perché non trattiene tanto la lunga lievitazione. Ti consiglio o la Pignatiello o la Caputo pizzeria dal pacco blu. Mitica Alma, verissimo. Complimenti a tutte ragazze, grazie Sabato Pignatiello. È stupenda, ci stanno bene anche le cipolle. Giusy, per voi tutti, potete condirla come volete, cipolle, pomodorini,
La potete condire a crudo dopo, una volta cotta? Dopo la cottura potete fare quello che vuole, perché all'inizio, perché qualcuno mi ha fatto la domanda perché non metti l'acqua. Allora, non metto l'acqua perché essendo molto idratato, se vado a mettere anche l'acqua, oltre all'olio, vado a mettere anche l'acqua sopra, rischio che me lo sfonda, scende giù e non tiene il peso. Poi mettere poi anche mozzarella, eccetera, su questo impasto qua si può mettere, ci mancherebbe, si può mettere, però non ci saranno quelle bolle grandi, con quell'effetto di bolle di vuoto che c'è dentro. Non perché sarà. Dopo aver fatto tutto questo lavoro, Alma, poi andare a mettere le cose sopra che ti va a schiacciare. Infatti, dopo si può condire, si può farcire come volete, ma al prima no. Debito depinto, Sara, scusami, ho letto malissimo, 20 minuti circa, ma non deve superare la temperatura di 25 gradi. Ragazzi, la focaccia è pronta, forse ci riusciamo tutto in live. Ci siamo. Wow. Francesca, adesso tu che ci metteresti là? Ce l'hai qualcosa da prepararti da metterci sopra, tipo come l'altra sera una mozzarella di bufala, un po' di olio perlito, un po' di salumi? Io invece ho preparato già un tagliere di salumi per stasera, così lo mangiamo con la focaccia, e ho i salumi dell'azienda Brunello. Guardate che belle. Sì, Chiara, viene benissimo la pizza con questa, perché è proprio pizza, farina pizzeria, quindi ovviamente meno idratata, per fare la pizza su pietra refrattaria, Chiara, va benissimo. Guardate che bel vassoio di salumi. I prodotti Brunello che sono veramente uno spettacolo, ragazzi, un profumo e un sapore veramente, direi, anche unico. Wow! Almeno fin quello che ho provato io, veramente, veramente, veramente buoni, di qualità. E li bravissima! Assolutamente. E le mangerò con questa focaccia, benti Dio di focaccia! Io, ragazzi, vi voglio fare vedere l'ultima cosa, prima che si stacca la live. L'impasto, vedete come si sta rilassando? Quindi io prima che chiudo ve lo faccio vedere e poi chiudo e faccio entrare di nuovo Francesca. Quindi lo andiamo a riprendere e l'andiamo di nuovo a fare le pieghe, come vi ha fatto vedere Alma. Io continuerò. Grazie a tutti per essere stati con noi, ve lo dico con le mani sporche di impasto, che il profumo è pazzesco. Grazie a tutti i miei cuoricini che sono stati con me. Sabato Pignatello, ciao. Olearia Ferlito, siamo fieri di essere con voi. Un abbraccio, alla prossima diretta. Scrivete poi nei commenti se vi è piaciuta. Ciao. Ciao Laura, grazie, grazie. Ciao Alma, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Adesso farò entrare Francesca e vi farò vedere poi l'interno della focaccia cotta. Ecco qua. Intanto che entra Francesca. Ciao Franci. Ciao. Vabbè, solo per un salutino veloce. Allora, vogliamo vedere il taglio di Alma. Eccolo qua. C'è. Grazie. Ci abbiamo provato. Se ci sono riuscita io a fare l'impasto, ci potete riuscire anche voi, tranquilli. Ecco, anche la Francesca, il primo impasto, quando l'ha fatto, ha detto no, ma io non Madonna, come devo fare? Invece grazie a tutti i consigli di Alma, ho imparato. E invece adesso ce l'ha fatto. Sì. Guardate adesso qui. Vediamo. Soffichissimo e pieno di bolle. Io li metterei una bufala, crudo e dei pomodorini gialli. E poi olio. È bollente, ragazzi, per quello faccio un po' fatica, perché è bollentissima. Bisogna lasciare almeno 5 minuti che si raffredda per tagliare. Ok, vediamo, mostra Alma. Ragazzi, guardate. Delle maxi bolle, le bolle più famose del web. Poi vi farò vedere qua, io farò vedere direttamente qua, perché poi magari da lontano. Guardate. Favoloso. Guardate che caverne che ci sono dentro, io le chiamo caverne. È proprio, adesso poi... La diretta si può rivedere, sì, è salvata in diretta sul profilo di Anima in Cucina, poi vi daremo tutte le istruzioni per rivederle e anche la ricetta la potete trovare spiegata passo passo nel sito di Alma. Guardate com'è, è proprio sofficissima, come avete visto le foto praticamente, forse anche meglio.
perché ha limitato un po' di più. Guardate. Favolosa. Scrivete nei commenti se vi è piaciuta e soprattutto se volete vedere qualche altro tipo di impasto, come ad esempio la pizza o il pane, ci farebbe piacere. Vero Alma? Vero, assolutamente, assolutamente. Poi anche se volete chiedere consigli che magari non riuscite o magari che state facendo e siete in difficoltà, poi io ai tempi brevi poi rispondo. Tra l'altro c'è anche la versione con lievito di birra, quindi alla fine è facile farla, sì, diciamo, a casa. Poi lo faremo ancora, la diretta su YouTube, farò anche il video, pubblicherò anche il video su YouTube, così almeno potete fare anche con calma. Alma, ci chiedono se possiamo farlo anche con farina integrale. Adesso vi farò vedere, guarda. Wow. Alma? Sì. Ci chiedono se possiamo farlo anche con farina integrale. Allora, io non l'ho provata, però ho provato la tipo 1, che comunque è un pochino rustica, però questa lunga lievitazione così con integrale non arriva sicuramente a 17 ore, a 20 ore con la farina integrale, perché comunque è una farina più debole. Però provare sempre e andare sempre piano piano con l'acqua finché assorbe. Se volete fate delle domande nei commenti, soprattutto rispetto ai tempi di lievitazione, che con l'icoli o pasta madre o il lievito fresco sono diversi. Guarda che qua lo vedete più con più luce. Guarda che... Cioè, è sofficissima, è una nuvola. Vabbè Alma, ora io devo aspettare 17 ore per mangiarlo, quindi come minimo mi puoi fare un pacco, me lo puoi finire subito. È una nuvola, veramente. Poi anche nel mangiare, non la senti neanche. Cioè, io solito ne faccio due, anche tre teglie, perché vola, c'è niente da fare, ragazzi. Poi anche lievitata così tanto, una farina, cioè non troppo forte, lievitata, sì, così per tante ore, idratata molto, cioè non la senti. Non si sente. Non si sente veramente. Allora, io chiederei ad Alma di... Grazie, sabato fino a chiedo. E a tutti i partecipanti un pezzo, diciamo, di focaccia, e direi che ci rivediamo alla prossima. Quindi meno ore. Sì, meno ore di lievitazione. Penso che sia per la farina integrale, sì, assolutamente, meno ore. Poi magari quando vedete che arriva a bordo teglia, vuol dire che non può andare oltre e si deve cuocere, ecco. Magari tenere d'occhio le ore all'inizio, tenere d'occhio l'impasto all'inizio, come si comporta, poi prendere la mano e anche con il lievito di birra, come ha fatto Laura, visto che ha tempi diversi di lievito madre, tenere sempre, io anche nelle ricette scrivo che chi vuole fare con lievito di birra questa ricetta, per esempio, o magari altre ricette mie, di tenere d'occhio sempre l'impasto con il lievito di birra. C'è una ragazza, Chiara, che è arrivata in ritardo, dice: quanta farina per una teglia? Per la teglia standard ci vogliono 500 grammi di farina. Allora, per questa ricetta sì, 500 grammi di farina. 450 grammi di acqua, per chi usa la pasta madre solida 100 grammi, licoli 80 grammi, 2 grammi di lievito di birra e 13 grammi di sale. Ma trovate comunque tutta la ricetta spiegata passo passo, oltre che vedrete che questa diretta verrà salvata, sul sito di Anima in Cucina. Nel blog, poi c'è comunque sul link, il link in biografia, c'è il link del blog, e da lì poi sì. Flavia chiede una diretta del pane con lievito madre, ci sto. Sì, la faremo, abbiamo parlato giusto oggi anche per il pane con il pane colorato, il pane con... il cavolo viola, che anche quella è stata molto, almeno mi hanno fatto molte richieste per fare una diretta, per fare un video come fare, anche se c'è comunque il video sul mio canale YouTube, c'è il video del pane con cavolo viola, che è spettacolare anche quello.
Magari anche lì facciamo tre versioni differenti, Anche una un po' più semplice magari per chi quella con vuole. le olive, che è anche quella molto richiesta, che anche a me piace particolarmente. Molto 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 buona, e anche su quella poi farò pure un video su YouTube, poi magari faremo anche una diretta, perché anche quella ha una piega particolare per quando si inseriscono le Ok, io saluterei tutti, grazie olive. per aver partecipato. Abbiamo Tutti, tempo? Come siamo con il tempo, Franci? Che io credo non ho che stia sentito. finendo, assolutamente. Ok, Ok? facciamo entrare se vuole un secondo l'olearia Perlito, Sì, se, se, ok. magari se abbiamo C'è mia tempo sorella, ciao anche Fede. Ok. Pignatiello. Ok. No, per il momento non c'è ancora il blog, la ricetta sul blog per lievito madre, ma lo farò a breve, Fallo perché vedo che me breve. l'hanno chiesto in tanti. Adesso ti faccio Ok. entrare. Ciao Franci, grazie, grazie, Ciao. grazie tantissimo. Ciao ciao. Ciao. Adesso faremo entrare, così vi saluta anche Olearia Ferlito. Vedremo se riusciamo a far collegare Pignatiello, il Caputo Pizzeria. Lo proverò con la Caputo Pizzeria, che uso da anni per la pizza brava. Vai al sicuro perché ci riesci con la Caputo. È la prima ricetta che io avevo fatto. Se avete magari qualche domanda, qualche secondo che siamo in... Frattempo, se può entrare il Pignatiello, che l'ho invitata, non riesco a collegare l'olearia Perlito. Adesso ho mandato la richiesta, Gabriele. Ecco, bravo! Buonasera a tutti, io sono in. Non Buonasera, ciao, ciao Gabriele. ero preparato per partecipare alla diretta, quindi mi vedete in versione un pochino. Infatti era una sorpresa all'improvviso, ho detto dai, facciamolo entrare. Però direi che siete andate veramente alla grande. Alma, abbiamo cominciato quest'estate a fare una diretta. Abbiamo cominciato per scherzo, ma da quando ci siamo visti, da quando abbiamo fatto l'ultima diretta, tu sei cresciuta in un modo esponenziale. Lo stesso vale per Francesca. Vabbè, Laura era già navigatissima col canale YouTube, però veramente complimenti. Io sono stato tutto il tempo a guardarvi, con grandissimo piacere. Sono stato felice di vedere il nostro grembiule. Siamo molto felici, tutta la famiglia, di aver creato un'unione tra voi tre, che siete Grazie, veramente. ci fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere, veramente. Infatti, abbiamo sempre detto che è merito tuo. Siete veramente bellissime, molto simpatiche, molto appassionate, sapete spiegare le cose bene. È uscito una trasmissione in diretta veramente bellissima. Grazie, ci fa molto piacere. È stato veramente un onore, essere presenti a questa diretta, che voi utilizziate il nostro olio che facciamo con grande passione, ma che soprattutto voi sapete raccontare attraverso ogni piatto che fate, no? Quindi grazie Assolutamente, veramente. assolutamente, grazie a te per l'olio, per i prodotti che ci portate nelle nostre tavole, nei Grazie nostri piatti. Ecco, che hai detto prima che sono cresciuta in fretta, anche grazie a questa splendida focaccia che è stata proprio, cioè, famosa, diciamo, è stata piaciuta molto, e grazie per chi ha visualizzato, chi ha... Di tutto, mi ha fatto molto piacere, sono senza parole. Io prima di salutarvi voglio dirvi una cosa simpatica, praticamente per chi ci sta seguendo, capita che Alma, Francesca e Laura mi scrivano e loro già praticamente hanno l'idea già fatta e si sono aggiornate precedentemente per capire come fare. Quindi mi raccontano cose, io rimango, oppure magari le chiamo e mi dicono: ah, scusa, mi stavo parlando con le altre due. È una cosa che si è creata in maniera completamente naturale. Ed è una cosa È bellissima perché è inaspettata. vero, ci siamo trovati in sintonia, molto brave anche Laura, molto brava Francesca, io mi trovo veramente bene, sono ben Noi non disposta. abbiamo,
noi non abbiamo mai provato a, diciamo, a dire state lavorate insieme, collaborate insieme. Voi avete fatto tutto da solo ed è una cosa per noi. Si è venuto naturale, Gabriele, si è venuto proprio naturale. È una cosa bellissima. Quindi ancora grazie, di esserci, di essere dei nostri, e complimenti per quello che avete fatto. E secondo me, come ho scritto prima nei commenti, è questione di tempo, chissà che un giorno non vi vediamo in televisione, perché siete diventate brave, insomma. Ma questo è la... siamo sul tu preparati che ne abbiamo inventato qualcosa, anche qualcosa per te. Va bene. Grazie a tutti e ancora complimenti. Poi ci sentiamo, ovviamente. Non vedo chi è che mi ha scritto, vuoi fare una diretta sulla focaccia veneta, fugasa veneta? Assolutamente sì, mi farebbe molto piacere. imparerò anche quella. Grazie ancora. Grazie a te, salutami tutti. Ciao anche Andrea, perché l'ho salutato prima, ma non sì. È. Ciao, grazie. È stato molto bello, è stata un'esperienza anche per me, però all'inizio ero molto più emozionata. Comunque grazie a tutti, grazie per chi ha partecipato e per chi poi ha usato la mia ricetta, e speriamo che siamo riusciti a rispondere alle vostre domande su questa focaccia bellissima, morbidissima e buonissima. Ciao a tutti, alla prossima!